D'accordo su alcune cose, però che a me valorizza, a me tifoso, io parlo da tifoso, a me che un allenatore mi valorizza il Koulibaly di turno e mi vince meno di Sarri e di Mazzarri e Benitez, me ne può fregare di meno. Tu sei A iscritto al me, partito a zero titoli. certo, a me che mi interessa, a me tifoso che Koulibaly con Benitez giocava male, valeva 5 milioni, adesso ne vale 80, che mi entra qualcosa a casa? Cioè, a me tifoso mi interessa Reuto, che. Napoli che sta lottando ad alto livello. Ma a lottare sì, ma anche. Ho capito, sta a lottare. Alto livello di che cosa? Che appena abbiamo mollato C'ha Champions, 78 Europa punti, eh. League. Non mi fa così, se no mi Ma c'ha sfrumugli poi. 78 Ma tu punti, mi dici i Milan. record, il Napoli dei record, mi fai i conti dei 78 punti contro i 71 della Spagna, ma in Italia giochiamo un calcio che è chiaro che ci sono delle squadre che ti portano senza giocare a fare 50 punti. Se tu non giochi e ti fai così, fai 50 punti. Se poi sei bravo ne metti altri 30 così, perché è un campionato vergognoso, quello italiano. Perché poi lo vediamo quando andiamo fuori. Adesso riempiamoci un po' gli occhi e la bocca perché ci sono state due prestazioni a partire di ritorno della Roma e della Juventus. Ma il calcio italiano è lontano anni luce da quello inglese e da quello spagnolo. Per cui, detto questo, fare tu mi dici ci vogliono 200 milioni, ma se non c'hai questi soldi te ne puoi anche andare. Perché fare il presidente con i soldi della televisione e del merchandise, siamo capaci anche noi cinque? Ci mettiamo qua, siamo Io so che fatte quelli che l'hanno fatto prima 160 l'hanno milioni. portato al No, fallimento non il c'erano Napoli. quei soldi, non c'erano quei soldi, perché Ferlaino e altri presidenti hanno tirato fuori di tasca loro i soldi, l'hanno tirato fuori di tasca. No, ma io non dico soltanto De Laurentiis, il calcio italiano, tranne alcune situazioni, e può essere la Juventus e così, lo fanno con i soldi della televisione, gestiscono i soldi della televisione ormai. I presidenti non mettono, ma c'è stato mai un aumento di capitale? Il Napoli l'ha fatto nel 2005. Ma insomma, sei 13 anni, 2005 quando hai iniziato, ma io non sto dicendo il Napoli, sto dicendo che in generale, adesso, oggi, fare il presidente lo fai con i soldi della televisione. Per cui se a noi ci danno i 160 milioni che danno al Napoli, o alla Lazio, alla Fiorentina, a chi per loro, lo faremo anche noi, forse meglio, forse peggio, ma lo possiamo fare anche noi. Hai detto tu, lo fanno i cinesi, lo fanno gli americani, con che? Con i soldi della televisione. Con i soldi dei tifosi, con gli incassi. E allora, se tu non puoi permetterti di mettere neanche 5 Posso milioni di dirti tuo, che il tuo allora è tutti i ragionamento soldi però che è carente storicamente.